Vabbè. E te chi sei, io? Moglie. Spiegate però, una parola. Ma sai che c'è? Io ce vado, va. Oh, mi sto elettrizzando pure io. Dai, io vado. Ma io una Fiorentina che gli dico? Che gli è la Catina Commedia? Oh, Grum, ma che tu fai? Te chi sei? Ma come? Non tu mi riconosci? Pippo Franco. Ma che Pippo Franco? Io so Dante. Benvenuto a Firenze. Città piena di poeti, pacata. Non tu lo vedi una gente tutta tranquilla, va in bici, calma, o con codeste macchine elettriche. Tu hai bisogno di rimorchiare qualche ragazza fiorentina? Sì, ma non è Beatrice. Oh no, Beatrice! Non me la nominare codesta là, vieni via! Mi ha fatto diventare grullo. Le ho scritto 2000 versi. L'ho sfasciolato. Poi ho scoperto che se la faceva un Virgilio. Amici, amici, amici nostri. Io sto cercando Eva. Ma le ragazze fiorentine sono tutte uguali. Le devi corteggiare, le devi parlare con i versi di un poema, di una poesia. Eccola! Poi mi schifo, e da tu vai? Adesso tu vai lì e la guardi negli occhi e le dici: se famo una Fiorentina? Oh, ma te tu sei grullo. Allora tu vai lì e le dici: tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, con ogni lingua deve entrare mal. Vabbè, ho capito, che okay. E tu la ricordi? E certo, tremando, muta, eccetera, eccetera. Ciao. Ciao. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia a Silvia. Rimembri ancora... Questa di Leopardi pare mi è impestata ladra. E che tu dici, mezza vita nuova e mezza Silvia? La mia parlava di Beatrice. Silvia? Che poi siamo a Firenze, cioè, casomai Beatrice. Beatrice? Ma sei Eva? Oh, Beatrice, o che ti ci fai qui? Pare mi è impestata ladra, prima con Virgilio, adesso con Romano. No, vabbè, questo è scemo. Ciao. Nel mezzo del cammino di nostra vita! L'hai fatta una figlia? A Milano. Ma che stiamo a fare? Caccia al tesoro però, Eva, madonna mia. Ma se è freddo, Milano è estrema, Roma Nord. So girare tutta Italia, oh. Eva, ma ando a stare? So tutto elettrizzato, manco fossi mia moglie. Uè, pirla, è da tua moglie. Che pensi mi? Alessandro Manzoni, wedding planner. La mia agenzia è Promessi Sposi, qui a Milano, è the best. A chi devi chiedere la mano? Ma quale mano? Ma questa manca la conosco, mamma chi sei? Aspetta, tieni, stammi a sentire. C'è una location pazzeschissima sul lago di Como. C'è sempre quel ramo che volge a mezzogiorno, però non lo tagliamo e tac! Ma di chi è sta location? Ma che... Vabbè, adesso dentro abbiamo Renzo e Lucia come affittuari, ma non pagano da 3 mesi, quindi sei a Milano. Milano se non paghi, vada via i chat, vada a fare i rat! Va bene, ma io questa come la rimonto? A Milano, le donne. Sono buone! No, bon ton, eleganti, smart, a Milano tutto veloce, sprizzettino, finger food, la porti a cena e tac! Senti, ma c'è un deca? Deca caffeinato, no, ho già preso caffè e cornet brioche. Dop! Ma no, deca è un 10k sul conto in banca, soldi lavorare, sushi pedalare! Ah, guarda, la colonnina elettrica ha finito e tac! Dai, ti aiuto io. Ehi. Hey. Ciao. Ho finito adesso di lavorare nella fabbrichetta del papi. Ma che dici se ci facciamo un'ape? Va bene. Paghi te, no? Andiamo. Te l'ho detto che la vita a Milano è veloce. Ma va a cagare. Certo che Milano è un po' particolare, eh? Ai desolani. Scusa? No, dico, sarebbe stato bellissimo stare a casa insieme. Ma che cazzo? Roba smart che è. Pazzeschissimo. Adesso scusami, ma devo volare. Ciao. Ma pazzeschissimo cosa?
Ma come sta a venire a Roma? Oh, Beatrice, rispondi, ven via! Nulla, c'è sempre codesta segreteria. Maremma impestata l'atola. Quanto sei bella, Eva. Se ti vedeva tante ti metteva a tenati. Vieni con me, via. Altro che Beatrice. No, via qua, va. Mi è data modo, via. Vieni e cogli sta mela, su. Ma che è Giulio Cesare? Ma che Giulio Cesare? Sono nonna. Ma pensavo che fosse Eva, pensavo. No, stavamo a sognare. Vabbè, vabbè.